Come tutte le notti, un soldato dell'esercito imperiale era di guardia sulla grande muraglia cinese. All'improvviso, un grosso falco volò sulla sua testa, facendogli cadere l'elmo. Era il falco di Shan Yu, il feroce capo degli Unni, venuto a invadere il paese. Un attimo dopo, centinaia di funi vennero lanciate sulle mura. I nemici stavano attaccando. La guardia afferrò una torcia per accendere il braciere su una delle torri della fortificazione. Questo segnale, infatti, avrebbe avvisato i cinesi che gli Unni avevano superato il confine e che il paese era in serio pericolo. Il soldato aveva appena raggiunto il braciere quando Shan Yu, in persona, balzò sulla torre. «Ora tutta la Cina sa che siete qui!» esclamò la guardia subito dopo aver acceso il fuoco. «Perfetto!» ribadì il capo degli Unni, con un ghigno cattivo. Non aveva certo paura di affrontare i suoi nemici. Il generale Li corse a portare la notizia dell'invasione all'imperatore. «Maestà!» gli disse preoccupato. «Gli Unni hanno attraversato il confine nord. Manda le tue truppe a difendere il mio popolo!» gli ordinò allora l'anziano sovrano. Poi, rivolgendosi a Cifu, il suo antipatico consigliere, aggiunse: «Trasmetti avvisi di arruolamento in tutte le province. Arruola le riserve e il maggior numero possibile di soldati. La guerra contro Shan Yu stava per cominciare». Lontano dalla corte, la giovane Mulan si stava preparando ad affrontare l'esame della sensale di matrimoni. Se fosse riuscita a dimostrare che era pronta a sposarsi, avrebbe portato onore alla sua famiglia, ma le regole da ricordare erano troppe e Mulan temeva di dimenticarne qualcuna. Così prese il pennello e inchiostro e le scrisse sul suo braccio. Intanto, nel tempio di famiglia, suo padre, Fazu, pregava gli antenati: «Vi prego di aiutare Mulan a fare colpo sulla sensale oggi». Al villaggio nonna Fa e mamma Fa aspettavano Mulan già da un pezzo. «Proprio oggi è in ritardo», sospirò Falì. «Dovevo chiedere agli antenati un po' di fortuna». A questo però aveva già pensato la nonna. Chiuso in una minuscola gabbietta, teneva il piccolo grillo portafortuna, cri cri. Era un regalo per Mulan. Così sarebbe stato più facile per lei superare l'esame. Ed ecco che, finalmente, si udì un gran rumore di zoccoli. Mulan stava arrivando al galoppo, in groppa al suo magnifico cavallo nero, Can. «Sono qui!» esclamò la ragazza sorridendo, e scese con un agile balzo dalla sella. Falì osservò i rametti che si erano impigliati nei capelli della figlia durante la lunga galoppata. Ancora arrabbiata per il suo ritardo, le rivolse uno sguardo di rimprovero. «Ma mamma», cercò di giustificarsi Mulan, «ho dovuto». «Non voglio sentire scuse», la interruppe subito Falì. «Andiamo a darti una bella ripulita». La mamma sapeva bene che i preparativi per la grande prova di Mulan sarebbero stati molto lunghi. Prima di tutto ci voleva un bel bagno. Non ci si poteva certo presentare davanti alla sensale in quelle condizioni. «È gelida», brontolò Mulan con un brivido di freddo, appena entrata nella tinozza. Per tutta risposta, la donna, addetta al bagno, le versò un'intera brocca d'acqua sui capelli e iniziò a insaponarla per bene. Dopo il bagno, Mulan corse dalla parrucchiera, quindi fu la volta della truccatrice e della sarta. «Ecco, sei pronta», mormorò finalente Falì, mettendole fra i capelli un bellissimo pettine a forma di fiore. Nonna Fa non era dello stesso parere. «Non ancora», disse infatti. Infilò una mela in bocca a Mulan e le allacciò una collana di giada intorno al collo, spiegando: «Una mela per la serenità e una collana per l'equilibrio». Naturalmente la nonna non dimenticò di legare al vestito della nipote la gabbietta con cri-cri. Mulan era bellissima, ma nonostante la presenza del suo portafortuna cri-cri, anzi forse anche un po' per colpa sua, dalla sensale le cose non andarono proprio per il verso giusto. Vedendo Mulan, la donna brontolò subito: «Sei troppo magra». Poi si avvicinò alla ragazza per esaminarla meglio e le afferrò proprio per il braccio su cui Mulan aveva scritto le risposte, che non doveva ovviamente dimenticare. Così si sporcò tutta la mano di inchiostro e quando si sedettero per prendere il tè, la sensale si passò la mano sporca sul mento
e senza accorgersene si disegnò due grossi baffi neri intorno alla bocca. Mulan era preoccupatissima. Invece di guardare la tazza in cui doveva versare il tè, fissava la faccia della sensale, pensando quel che poteva succedere, e naturalmente rovesciò tutto il tè sul tavolino. Il peggio doveva ancora venire. Quando a Cricri venne la bella idea di saltare fuori dalla sua gabbietta, la sensale si spaventò e finì sulla stufa accesa, incendiandosi il vestito. Mulan provò allora a spegnere il fuoco con il tè, ma lo rovesciò tutto in faccia alla donna. L'esame non sarebbe potuto andare peggio. «Sei una disgrazia! Non porterai mai onore alla tua famiglia!» gridò la sensale, inseguendo Mulan, che era corsa a rifugiarsi tra le braccia della mamma e di nonna Fa. Fazù aspettava la figlia a casa, pieno di speranza, ma gli bastò uno sguardo al viso triste di Mulan per capire che doveva essere successo qualcosa di brutto. Anche se era dispiaciuto, le voleva troppo bene per rimproverarla. Così si sedette con lei su una panchina del giardino e cominciò a parlarle dolcemente. «Mamma mia, che bellissimi fiori abbiamo quest'anno! Ma guarda!» continuò, indicando un bocciolo. «Quello è in ritardo. Scommetto che quando sboccerà, diventerà il più bello di tutti». Fazù voleva dire che anche Mulan, proprio come quel fiore, un giorno avrebbe potuto dimostrare al mondo intero quello che valeva. Bisogna avere solo un po' di pazienza. D'improvviso, mentre padre e figlia parlavano, si udì in lontananza un grande rullare di tamburi. «Che cos'è?» domandò Mulan, molto preoccupata. Nella strada principale del villaggio, Cifu leggeva un proclama imperiale. «Cittadini, gli Unni hanno invaso la Cina. Per ordine dell'imperatore, un uomo di ogni famiglia deve servire nell'esercito». «Padre, non puoi andare tu!» gridò allora Mulan, mettendosi davanti a lui. Era stato un grande guerriero, ma ora era troppo anziano e malato per affrontare la guerra. Cifu ordinò subito a Fazù di farla stare zitta. Non erano faccende certo adatte ad una ragazza. Quella stessa sera, credendo di essere solo nella sua camera, Fazù tirò fuori da un armadio la splendida armatura e la spada che aveva usato un tempo. Poi impugnò sicuro l'arma e fece un paio di mosse da grande esperto. Ad un tratto un dolore gli fece tremare la gamba. Fazù si piegò sulle ginocchia e la spada gli cadde di mano. Ma era un uomo molto coraggioso e non si perse d'animo. Raccogliendo tutte le sue forze, si rimise in piedi e afferrò l'ordine di arruolamento che gli aveva dato Cifu, deciso comunque a compiere il suo dovere. Non sapeva che Mulan, nascosta nel corridoio, aveva visto tutto. Spaventata, la ragazza corse fuori nel giardino. La pioggia batteva forte sulla statua del grande drago di pietra, su cui Mulan si era seduta, pensando al da farsi. In lontananza, incorniciate dalla luce di una finestra, la ragazza vide per qualche istante le ombre dei suoi genitori che si salutavano. Il mattino dopo Fazù sarebbe partito per raggiungere l'esercito. Che cosa poteva fare Mulan per aiutarli? Doveva prendere una decisione, ed al più presto. Anche se non aveva superato l'esame della sensale, era arrivato il momento di dimostrare che poteva portare onore alla propria famiglia, in un altro modo. Travestita da soldato, Mulan sarebbe andata a combattere gli Unni al posto di suo padre. Rientrò nella casa silenziosa, raggiunse i genitori, dal comodino di Fazù prese l'ordine di arruolamento. Uscita in punta di piedi, dopo aver rivolto al padre un ultimo sguardo affettuoso, Mulan impugnò l'enorme spada di Fazù e si inginocchiò sul pavimento. Quindi, con un colpo sicuro, tagliò i suoi lunghi capelli neri. Nessuno si sarebbe più accorto che era una donna. Ora bastava infilare l'armatura del padre e partire al più presto alla volta dell'accampamento. Mulan attraversò il giardino buio e raggiunse Kan, che nelle sue prime non la riconobbe. Bastò un attimo per tranquillizzarlo. La ragazza montò in groppa al cavallo e uscì al galoppo dal portone. Accortasi di quanto era accaduto, nonna Fa corse a svegliare Falì e Fazù. «Mulan!» gridò allora Fazù, uscendo nel cortile. Ma era troppo tardi, sua figlia era ormai lontana. A questo punto, l'unica cosa da fare era pregare gli antenati perché proteggessero Mulan.
Ed ecco che gli spiriti protettori della famiglia si risvegliarono e si riunirono al gran completo nel tempio. Mushu, un piccolo drago che in passato aveva combinato solo un mucchio di pasticci, era deciso più che mai a farsi affidare l'incarico di riportare a casa Mulan. «Mi credete una schiappa? Guardate un po' qui», disse, e soffiò più forte che poteva. Purtroppo dalla sua bocca uscì solo una debole fiammella e tutti scoppiarono a ridere. «Oh, oh, oh! Manderemo un vero drago a recuperare Mulan», disse il primo antenato. «Come, come?» cercò di protestare Mushu. «Io sono un vero drago, tu non sei degno di questo posto. Ora risveglia il grande drago di pietra», gli ordinò il primo antenato. Nonostante i richiami di Mushu, il grande drago di pietra non si svegliava e il draghetto provò allora a usare le maniere forti e lo colpì con il gong. La statua si ruppe in mille pezzi, era rimasta intera solo la testa. Senza pensarci due volte, Mushu se la mise sulle spalle. Poi, cercando di stare in equilibrio sotto quel peso, disse al primo antenato che era lui il grande drago di pietra. Così, con un po' di furbizia e un po' di fortuna, il draghetto ottenne quello che voleva fin dall'inizio, ma invece di andare a riprendere Mulan, decise che avrebbe fatto di lei un bravo soldato, anzi un eroe. Naturalmente, il piccolo Cricri lo avrebbe accompagnato in quella importante missione. Quando finalmente i due trovarono Mulan, la ragazza stava facendo le prove per assomigliare a un vero soldato, anche se a dire la verità cominciava a scoraggiarsi. «Ci vorrà un miracolo per farmi entrare nell'esercito», stava appunto dicendo a Khan, quando la gigantesca ombra di Mushu apparve sulla roccia di fronte a lei. «Preparati, Mulan, la tua salvezza è arrivata. Sono stato mandato dai tuoi antenati per guidarti», esclamò il draghetto uscendo dal suo nascondiglio. Mulan non credeva ai suoi occhi. Un animaletto così piccolo poteva davvero aiutarla in un'impresa così grande? Comunque Mushu non ci mise molto a conquistare la sua simpatia e la sua fiducia e insieme all'inseparabile Cricri la accompagnarono all'accampamento. Qui Mulan si sforzò di seguire alla lettera i consigli del draghetto e finì ben presto con il combinare un guaio. Un attimo dopo aver conosciuto Yao Ling e Qian Po, aveva già provocato una vera e propria rissa. La ragazza scappò via più veloce che poteva.